Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore, dall'odore di scrittura creativa. Oggi parleremo di hard sci-fi contro fantasy. Ecco, se siete interessati a questi temi, il link della bloggata lo trovate in descrizione di questo file. Dunque, non vi starò a tediare con noiose definizioni di cosa si intenda per fantascienza. Vi dirò, per farla corta e breve, che l'hard sci-fi è un genere di fantascienza. L'hard sci-fi nacque dentro la linea editoriale di Amazing Stories di Hugo Gernsback, mentre il fantasy è anch'esso un genere di fantascienza, ma si discosta dall'hard sci-fi per varie ragioni che in questo breve podcast discuteremo rapidamente. Quindi hard sci-fi e fantasy sono due sottoinsiemi di vari altri sottoinsiemi che definiscono l'eterogeneo grossissimo pentolone della narrativa di fantascienza. Dunque, in una favola di genere di hard sci-fi dovrebbe esistere sempre un contesto scientifico plausibile e consistente che è stato dichiarato inizialmente dall'autore al lettore. Tale scenario rappresenta un mondo, oppure anche un universo a parte, e la sua coerenza non sarà mai violata nella favola, pena la caduta della sospensione di incredulità del lettore. L'autore di fantascienza sarà costretto a spiegare razionalmente le scelte narrative presenti nella favola, le quali terranno di conto dello stato d'avanzamento della favola all'interno dei vincoli presenti nel mondo per come è stato definito. Attenzione, nell'hard sci-fi quindi esistono limiti fisici da rispettare. La tecnologia, ancorché più avanzata di quella terrestre e che è di pochi passi più in là, rispetta comunque il limite della velocità della luce. Quindi non esiste, diciamo, nell'hard sci-fi i motori FTL faster than light. Un esempio per intendersi al volo di hard sci-fi è 2001, Odissea nello spazio, l'astronavona di Discovery, quanto le acque di spazio 1999, nonché il recente docufilm The Martian. Ora, la sospensione di incredulità dei lettori di hard sci-fi è sottile, ed i limiti di questa sospensione di incredulità stanno dentro la fisica della relatività generale ristretta, ma comunque ammette la possibilità che vi siano dispositivi elettronici rivoluzionari di meccanica quantistica. Possiamo definire il confine dell'hard sci-fi come tutto quel complesso di tecnologie, ancorché non ancora costruite, che permettano 1) l'esplorazione del nostro sistema solare, il viaggio entro i 20 anni luce con vascelli astrali, però che non superino la velocità della luce, ma siano propulsi da motori al plasma ed alimentati da reattori ad annichilazione di materia e antimateria, ed ovviamente questi mezzi abbiano, diciamo, sistemi di ibernazione per mitigare i danni già contratti del tempo nave relativistico. Ecco, una tecnologia futuribile, attualmente non costruibile dal genere umano, ma scientificamente possibile e plausibile nel suo funzionamento, molto di più, diciamo, di quanto si vagheggi nella fantascienza lontana, come ad esempio in Star Trek con fantomatici motori a curvatura, oppure con tecnologie black box dei motori FTL faster than light con viaggi dentro un fantomatico iperspazio. E questo, diciamo, fa parte della fantascienza lontana e quindi non dell'hard sci-fi. Il fantasy, come il genere romance ed ucronie, e la fantascienza lontana, ecco, sono letterature di fuga, quindi la sospensione di incredulità del lettore è diversa rispetto ai lettori di hard sci-fi e quindi di climate fiction, delle distopie. Allora, nel fantasy
si creano mondi impossibili dotati di magia ed elementi irrazionali che non esistono nel mondo reale, ma all'interno del mondo fantasy questi strumenti come magie, pozioni, tecniche magiche e quant'altro sono oggetti, diciamo, assimilabili alla funzione della tecnologia black box della fantascienza anno lontano. Ecco, sono tutti artifici narrativi che permettono all'autore di risolvere situazioni insolubili dentro ad un mondo che è già dichiaratamente impossibile. Ecco, ma tutto questo è possibile perché il lettore fantasy si beve tutto e perché il lettore fantasy ricerca una narrativa di fuga. Quindi ammette già a priori che l'autore possa pisciare e cagare fuori dal vaso in modo totale, endemico e massivo, in quanto nel fantasy la sospensione di incredulità è sintetizzata con la simpatica massima: volsi così colà dove si piote e più non dimandare rompendo il cazzo. Avvide un simpatico altro fumetto che spiega al volo la base della differenza tra una concezione di hard sci-fi ed un progetto fantasy che prevede appunto l'esistenza di miracoli creati con magia oppure con tecnologia black box. Nelle utopie di fantascienza la trama è sempre ottimistica perché per definizione nei mondi utopici è stata abrogata la legge di Murphy. Nelle ucronie il colore utopico o distopico del plot dipende dalla volontà dell'autore. Nelle distopie il miracolo non esiste, impera la legge di Murphy, forse dal sapore un po' neoverista. Vi invito, se non l'avete fatto, a fruire ai 3 podcast Storia breve della fantascienza. I file li trovate verso la fine della playlist Introduzione breve alla scrittura creativa, oppure i link li potete trovare indicati nella descrizione di questo file. Ok, per questa rapidissima puntata è tutto. Un salutone, ciao, alla prossima.